legge che pure è bipartisan. Sì, è bipartisan perché riteniamo tutti che sia fondamentale aumentare la conoscenza della partecipazione, il fatto che i bambini e i ragazzi si sentano coinvolti nella loro città e in progetti di vivibilità, in modo che concepiscano anche quelle che sono le regole dell'educazione civica. Io ho detto in una conferenza stampa che secondo me c'è un'emergenza educativa, nel senso che oggi più che mai i bambini e i ragazzi non hanno una cognizione del quadro civico del nostro territorio, del nostro ordinamento, la differenza tra un comune, una provincia, una regione. Per avere consapevolezza e per essere cittadini consapevoli bisogna conoscere le regole del gioco. Quindi tutto quello che serve ad avvicinare i bambini e le bambine ad una crescita, ad una pianificazione del territorio, ad una partecipazione attiva e non solo passiva, è un progetto sicuramente da sposare. L'unico pericolo è che questa vicenda non abbia l'adeguata risorse finanziarie. Se si fa un progetto per gli adolescenti, per i bambini, occorre anche finanziarlo in modo adeguato e in modo che poi i comuni a loro volta possano fare qualcosa che avvicinino i futuri cittadini alle istituzioni e facciano conoscere le regole della nostra convivenza civile.